Le novità normative sul diritto d'asilo, il pacchetto sicurezza, le politiche di sostegno e l'inclusione dei migranti, il ruolo degli enti locali. È il titolo del seminario che ha concluso la quarta edizione del progetto Diritto di essere in Umbria, realizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell'Umbria con il contributo della Regione Umbria e ANCI Nazionale. Siamo contenti, però la giornata di oggi non è solamente una giornata celebrativa dell'attività formativa, ma vorremmo gettare i punti perché in Umbria diventa un punto importante sulla formazione, sul sistema di qualità dell'accoglienza dei richiedenti asili e possibilmente del processo migratorio in generale. I risultati del progetto sono stati illustrati durante l'incontro per fare il punto sulla situazione della presenza degli immigrati in Umbria e sul sistema del servizio di richiedenti asilo. Abbiamo un numero di immigrati abbastanza alto in Umbria, e sono quasi il 10%, siamo la seconda regione in Italia dopo l'Emilia-Romagna per percentuale di immigrati. Sono immigrati che si stabilizzano in Umbria perché ci sono molte famiglie, ci sono molti ricongiungimenti familiari. C'è una lieve una percentuale più alta di donne e anche una percentuale importante di minori. Possiamo dire che i minori immigrati in Umbria nel dati fine 2008 erano 18.828, il 22% di tutti gli immigrati presenti, quindi una forte presenza di immigrati, e 10.157 giovani, bambini sono nati in Umbria, quindi presto avremo anche il problema di come integrare le seconde generazioni. In Umbria sono 4 i comuni interessati, Perugia, Todi, Terni e Narni, per una rete nazionale di 139 comuni. L'iniziativa, partita nel 2001, fino al 2009 ha visto 500 persone che hanno beneficiato in Umbria del servizio di richiedente asilo. Di questi, il 78% sono uomini. La cosa interessante è che siamo come Umbria, come sistema Umbria, al di sopra della media nazionale, che di questi 500 il 75% sono regolarmente integrati nel sistema Umbro. I paesi di provenienza di queste persone sono andati un po' in evoluzione, siamo partiti dai paesi dell'ex Jugoslavia e adesso, poi Iran, Afghanistan, adesso il flusso è molto maggiore, sta anche sui paesi africani.